Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi leggo la letterina che, come ogni anno da quando sono piccola, scrivo a Babbo Natale. Prima di farlo però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Caro Babbo Natale, è già passato un anno dalla nostra ultima lettera, ci crederesti? Questo 2021 è volato, ma forse è solo perché l'ho vissuto intensamente. Il tempo vola quando ci si diverte, recita un famoso detto. Durante questo nostro singolo incontro annuale, mi piace guardare indietro agli ultimi 11 mesi, con quella vena di romanticismo e una leggera nostalgia tipica dei film romantici. Ma va bene così, perché non c'è periodo migliore del Natale per ripensare a tutto ciò che di bello abbiamo nella nostra vita e per rendere grazie. Il mio 2021 è iniziato col botto. Ho compiuto 31 anni a febbraio ed è stato il mio primo compleanno da mamma. Pochi giorni dopo, una notizia che mi ha sconvolta. Dovevo subire un'operazione al cuore che aspettavo da un paio d'anni. Quell'esperienza è stata difficile e bella allo stesso tempo. Difficile perché sono rimasta distante dalla mia famiglia per 15 giorni. Non vedere mio marito e mia figlia per tanto tempo è stata una delle prove più ardue della mia vita. A tratti ero giù di morale, volevo solo piangere. Le videochiamate aiutavano, ma non erano abbastanza. Ma è stata anche una bella esperienza, perché quando sono tornata a casa, oltre a sentirmi molto meglio, ho capito come volevo trasformare la mia vita. Tranquillità, silenzio e amore sono diventate le mie parole d'ordine. Fare ciò che amo, non rincorrere il tempo, godermi il silenzio di alcuni momenti. Poi è arrivata la primavera e con lei il battesimo della nostra bimba. Hai presente uno di quei momenti che hai sognato per anni, immaginandolo in ogni dettaglio e alla fine si rivela addirittura migliore delle tue fantasie? Per me è stato così. Giornata splendida, la chiesa del mio paese, l'emozione negli occhi della mia bambina, mia sorella come madrina, una promessa fatta tanti anni prima di conoscere Katia. E poi tutta la mia numerosissima famiglia finalmente riunita per conoscerla, per vedere con i propri occhi il miracolo che abbiamo ricevuto, in tutto il suo splendore. Il sole si è fatto più forte, l'orto che avevamo preparato con tanto amore ha iniziato a crescere, la scuola è finita ed è arrivato agosto, il mese delle tanto agognate ferie. Le Dolomiti hanno accolto la nostra prima vera vacanza come famiglia. Che splendore! I nostri occhi erano spalancati e le nostre bocche mute di fronte alla bellezza della natura. Ecco, quella è stata una vacanza in cui ho vissuto davvero il qui e ora. Mi sono goduta ogni secondo insieme, ogni passo, ogni paesaggio, ogni viaggio in funivia, nei parchi avventure dove abbiamo portato Katia o nella pista di pattinaggio. Andavamo a letto stanchi, ma così felici. E i successi personali, anche quelli non sono mancati. Ho iniziato la revisione del mio nuovo romanzo con l'aiuto di un'agenzia editoriale. Sono diventata insegnante di yoga, l'obiettivo che mi ero posta alla fine del 2020. Non lo dico per vantarmi, non lo dico per sottolineare quanto io sia fortunata. Io non sono fortunata. Io ho lavorato sodo per ottenere tutto questo. Ho creduto nelle mie potenzialità, mi sono impegnata, ho sperato, a tratti ho pianto e mi sono sentita stanca e incapace, ma poi ho lavorato su me stessa e mi sono rialzata. Ho creduto che se Dio mi ha dato la possibilità di sognare, allora è perché quei sogni sono realizzabili. E così è stato. Quindi, caro Babbo Natale, anche quest'anno non c'è molto che possa chiederti. Anche se in realtà una volta qualcuno mi ha detto che dovremmo augurarci di avere sempre nuovi obiettivi e nuovi sogni per continuare a salire. Quindi quest'anno ti chiedo di portarci un fratellino o una sorellina per Katia. Non ho mai fatto richieste così grandi direttamente a te, ma quest'anno ho pensato, perché no? È a Natale che accadono i miracoli. E se dovessi aver bisogno di un po' più di tempo non importa, noi sappiamo aspettare. Non ho molti altri desideri, mi sento molto fortunata a poter dire che al momento ho tutto quello che desidero. Sicuramente qualche nuovo libro sarà ben accetto, adoro ricevere libri. E perché no? Magari una bella esperienza, una cena in un bel ristorante, una piccola vacanza, una gita fuori porta. E poi si sa, qualcosa da indossare o un gioiello non si rifiutano mai. Quest'anno ti lascio carta bianca. Grazie per la magia che porti ogni anno e che cerco di custodire nel cuore fino al prossimo incontro.
Ah, dimenticavo! Oggi è un anno esatto da quando questo canale vede la collaborazione con Gabriele, il mio prezioso braccio destro nella registrazione e gestione del canale YouTube. E non solo. Quest'uomo diventerà tra qualche mese il marito di mia sorella. Quindi, in questa lettera, lascio un augurio speciale anche per lui. Buon Natale, Martina. Sei emozionata alla fine?